Amici sportivi, buonasera e bentrovati al Gol, il nostro appuntamento, l'ultimo prima delle festività di Pasqua. Come sempre avremo tante cose da dirci in questa puntata, pur non parlando di calcio giocato per il campionato di promozione, ma per questo campionato abbiamo un rappresentante questa sera, il co-presidente del Perano, Lucio Travallini, che il nostro Alessandro tra poco inquadrerà. Eccolo qua. Poi abbiamo il nostro Tiziano Lauducci, che torna a trovarci dopo una settimana di assenza. Buonasera. Buonasera a te, Tiziano. E siamo in attesa di alcuni ospiti del Torrevecchia Teatina, che stanno per arrivare a secondi, formazione del campionato di seconda categoria, Girone D. La scaletta prevede i servizi su Val di Sangro Nuova Nardò, gara del campionato di Serie D disputata ieri a Montemarcone. E ovviamente si comincerà a parlare della Serie C1 con l'impresa del Lanciano a Pesaro, che consolida la quinta piazza, l'ultima disponibile per i playoff per la formazione di Lillo Puccica. E via via scenderemo fino ai campionati di seconda categoria. 0872 44 700 è il nostro numero telefonico che prontamente dalla regia ci stanno proponendo. Dobbiamo però salutare alcuni dei nostri sponsor che ringraziamo. Tra poco inizieremo i Gol. Bene, eccoci tornati in diretta. Allora, cominciamo a parlare del campionato di Serie C1, Girone B, con la bella vittoria del Lanciano a Pesaro. Tiziano, una vittoria che consolida la posizione del Lanciano in chiave playoff, quindi prospettive buone per il futuro, anche perché fa dimenticare la sconfitta con la capolista Crotone. Ma indubbiamente, Lanciano non si è smentito affatto, dopo il capitombolo interno con il Crotone, che a limite ci poteva anche stare una sconfitta, non magari in quelle dimensioni, però una sconfitta contro la prima della classe assolutamente non era da gridare allo scandalo. Ieri c'è stato l'immediato e meritato riscatto che conferma il Lanciano come una delle squadre più forti del campionato e viaggia a 47 punti meritatissimi in piena zona playoff, per cui gli auguri, anzi un grande in bocca al lupo va a tutto il Lanciano, perché sono sicuro che può anche ambire a vincere la lotteria appunto dei playoff, perché ne ha i mezzi e la squadra è capace e ben anche allenata. Bene, per quanto riguarda le altre abruzzesi, due battute veloci con il Chieti che supera il Benevento e si porta in una posizione di classifica più che tranquilla. Sì, il Teramo che ormai abbandona del tutto ogni ambizione di playoff, ormai tanti. Sì, il Chieti pian pianino sta risalendo la china, anche ieri ha fatto una vittoria importantissima, ma quello che più risalta è che le vittorie vengono in virtù del bel gioco. Il Chieti gioca bene, vince e convince, quindi 40 punti, metà classifica, un campionato più che onorevole. Anzi, se avesse avuto un po' più di fortuna, se la dea bendata in certe situazioni non gli avesse voltato le spalle, il Chieti sarebbe sicuramente ancora un po' più su in classifica. Il Giulianova vince e si avvicina ai cugini del Teramo. L'Aquila, che sembrava poter riaccendere le speranze di riagguantare l'ultimo posto disponibile per i play-out, perde rovinosamente in casa con il Catanzaro e si allontana ulteriormente dal Paternò. Domenica prossima, anzi alla ripresa, il 10 di aprile, ci sarà la possibilità da parte del Lanciano di fare un favore all'Aquila, ma bisognerà stare a vedere. Ascolta Antonio, scusa ti interrompo, è un campionato cominciato male e finito peggio, certo. Tutti i problemi annessi e connessi. Infatti ieri leggevo che c'era stato anche l'ufficiale giudiziario a sequestrare parte dell'incasso per pagare un giocatore, mi sembra la notte, o qualcuno di quelli passati a giocare all'Aquila negli anni scorsi. Nel campionato di Serie D, purtroppo il Morro d'Oro, che aveva raggiunto un paio di settimane fa la vetta della classifica, viene fermato in casa dal Grottammare e viene superato dalla San Giustese, quindi si riforma la coppia di battistrada che c'era stata fino a qualche settimana fa, con il Foligno in testa e la San Giustese subito dietro. La classifica è corta perché il Morro d'Oro si trova a 50 punti a meno 2 dalla vetta. Stiamo vedendo invece la grafica del Girone H di Serie D, con la Provasto che non va oltre il pari esterno in quel di Manduria e comunque rimane a meno 5 dal Manfredonia, che pareggia nel derby pugliese con il Noicattaro. Nell'anticipo di sabato aveva vinto l'Avezzano con il Termoli, importantissima la vittoria esterna del Celano a Boiano, quasi inaspettata perché il Boiano è una delle migliori formazioni del girone. La Val di Sangro, che non vinceva in casa
e non vinceva in generale dal mese di febbraio, vittoria in trasferta con l'Isola Liri, riesce sia pure nel finale ad agguantare questo successo più che meritato con la nuova Nardò. Prima di vedere i riflessi filmati di questa gara, Lucio Travallini ieri ha seguito anch'egli questa gara, quindi ci possiamo far spiegare meglio la dinamica di questa vittoria sangrina. Sì, praticamente una partita giocata molto bene dalla Val di Sangro, che tra l'altro è uscita fuori nel momento in cui nessuno pensava fosse che potesse vincere, cioè proprio quando è rimasta in 10. Lì ha tirato fuori tutto il carattere dei giocatori e si è vista una squadra che veramente aveva voglia di portare a casa questi 3 punti. Nonostante l'inferiorità numerica, ha praticamente messo sotto il Nardò e costruito 4-5 palle gol. Poi tra l'altro il gol è venuto su un'autorete, comunque praticamente la palla si poteva già entrata in porta. Quindi una partita veramente bella, i giocatori hanno dato tutto, una partita veramente bellissima. Bene, allora andiamo a vedere queste immagini di Val di Sangro Nuova Nardò con il gol arrivato al 50° della ripresa, gol più che meritato per la formazione di Ettore Donati. La Val di Sangro, che riceve la Nuova Nardò vice capolista, è alla ricerca di un successo che manca dal 29 febbraio scorso. La gara casalinga con i pugliesi è una delle ultime chance per rientrare in corsa per un posto nei play-off. Mister Donati, che non convoca Tenaglia, rinuncia allo squalificato Pesic. Salvatore Nobile, tecnico pugliese, deve fare a meno dell'appiedato Cornacchia. La gara si sblocca all'ottavo grazie a Galetti, che di testa raccoglie un traversone di Marasco e un successivo intervento difensivo di Muci, infilando il pallone nell'angolo destro della porta di Leo Pizzi. La gioia sangrina è di breve durata, visto che un minuto dopo, in contropiede, Zabov, da distanza ravvicinata, infila Grilli, approfittando di un suggerimento di Muci dalla sinistra. La Val di Sangro prova a reagire con un calcio da limite di Bellagamba che aggira la barriera granata, ma non sorprende Leo Pizzi. Sul versante opposto è Corallo a provare il tiro da fermo che sfila di poco al lato. Non si avranno altre occasioni fino al duplice fischio del signor Nicodano. Nella ripresa i sangrini sembrano più autoritari. Al quarto, episodio dubbio in area pugliese con la trattenuta di inguscio ai danni di Marasco. L'arbitro non vede e lascia proseguire. 2 minuti dopo, Leo Pizzi non trattiene un traversone di Marasco, ma Galetti, ben appostato, si fa anticipare da Previterio. All'ottavo l'attaccante argentino prova a riscattarsi con la rasoiata sul calcio piazzato, dirottata in corner dai difensori avversari. Un minuto dopo il sinistro di Lunardini viene intercettato da Leo Pizzi, che non trattiene. Interviene Galetti, che prova a ribadire in rete, ma il numero 1 pugliese, che si infortuna nell'occasione, si oppone con il corpo e sventa la minaccia. Al 24esimo Margarita supera Previterio, ma il suo tiro cross viene bloccato da Leo Pizzi. Al 31esimo assist di Galetti per la corrente Marasco, che viene anticipato al momento della conclusione da distanza ravvicinata. Sull'altro fronte Muci raccoglie un tiro dalla bandierina di Previterio, ma il suo colpo di testa sfila pericolosamente al lato. Un minuto dopo la fiondata dal limite di Bellagamba sfiora il bersaglio. Al 36esimo seconda ammonizione per Rubino, che commette fallo ai danni di Corallo e l'arbitro lo manda anzitempo negli spogliatoi. 2 minuti dopo la bordata dalla lunga distanza di Schito viene bloccata da Grilli. Al 43esimo Mattioli supera un paio di avversari ma sciupa malamente al lato. Un minuto dopo Margarita segna, ma l'arbitro non convalida per una presunta posizione irregolare del numero 7 sangrino. A seguito delle vibranti proteste, il direttore di gara allontana il presidente e il tecnico sangrino, Amerigo Pellegrini ed Ettore Donati. Al 49esimo Margarita in corsa raccoglie un tiro cross di Galetti, ma spedisce clamorosamente in bocca al portiere. Pochi istanti dopo arriva il gol meritato quanto fortuito della Val di Sangro. Il diagonale di Pellanera viene spedito nel sacco da Inguscio, che infila il proprio portiere nel tentativo di spazzare.
Grande esultanza da parte dei sangrini che all'ultimo disperato assalto e in inferiorità numerica conquistano il successo pieno, rimanendo ancora in corsa per l'ultimo posto disponibile ai playoff. Bene, erano le immagini di questa vittoria della Val di Sangro sulla Nuova Nardò, poi ci sono un paio di episodi da Moviola che però abbiamo visto dalle immagini non è possibile così dare verdetti, ma Lucio Travallini che ha assistito alla gara magari ricorderà dal vivo queste azioni, poi le commenteremo. Adesso le interviste al presidente sangrino Amerigo Pellegrini e al tecnico della Nuova Nardò, ex giocatore di Lecce e Pescara tra l'altro, Toto Nobile, tra poco. Presidente Pellegrini, è arrivata finalmente una vittoria che mancava da diverse settimane e che vi consente di rimanere ancora agganciati al treno dei playoff. Una vittoria molto sofferta, avete dovuto combattere anche contro l'arbitraggio. Ma più con Leonardo abbiamo combattuto con l'arbitraggio, con l'intimidazione che ci ha fatto il guardalinea dal primo minuto fino alla fine della partita. A noi ci ammonivano su qualsiasi cosa, ci ha fatto un'espulsione che lui si è girato, ma quello che mi ha fatto pure andare sulle stelle è proprio l'allunamento del gol, crossato sul fondo, fatto il gol di testa, l'annulla. Secondo me decidetelo voi l'arbitro, visto che vedremo Viola, avete le cose, io non mi voglio pronunciare più di tanto, adesso mi voglio godere questa vittoria perché sinceramente i ragazzi se la meritano tutta, compresa la società. Tanto più che si andrà a far visita alla capolista nel prossimo turno. Io te l'ho detto sempre, tutte le volte, noi non abbiamo paura di nessuno, la nostra squadra è capace di battere tutti, e tanto è vero che l'abbiamo battuti tutti. Tutti quelli che stanno davanti a noi hanno perso tutti quanti con noi, perciò non ci fa paura né Manfredoni né gli altri. Noi ci giochiamo la partita, poi il campo dirà quello che dirà, però ce la giochiamo sempre. Il Nardò è una squadra che merita questa posizione? Sicuramente sì, una bellissima squadra, la migliore squadra che ho visto finora qui a giocare insieme con Manfredonia. Io penso che il Nardò è una delle migliori squadre che ho visto qua dentro. Salvatore Nobile, tecnico della Nuova Nardò, con questa sconfitta, mister, ritiene che si pregiudichi un po' la corsa della sua squadra verso la vetta? Beh, a questo punto sì, avevamo una buona occasione oggi per poter accorciare le distanze sul Manfredonia. Non ci si è riusciti, ci abbiamo provato, ma stranamente nel secondo tempo il Val di Sangro è uscito fuori con più consistenza rispetto al primo tempo. Noi inspiegabilmente non riuscivamo ogni qualvolta che entravamo in possesso di palla di poter ripartire così per come avevamo in un certo senso programmata la partita. Amen, pazienza. Se il campionato finisse oggi, riterrebbe soddisfacente l'annata della sua squadra? Beh, c'è da dire, da non dimenticare, con quante difficoltà è partita questa società, questa squadra, e quindi inevitabilmente ci eravamo prefissi di salvarci quanto prima possibile. Addirittura siamo stati in corsa per vincere il campionato fino a due domeniche fa, credo di sì, anche se star lì viene sempre certo appetito, no? Quindi magari un po' di delusione in questo momento c'è, ma in ogni caso continueremo a dire la nostra fino alla fine del campionato, e poi se dovessimo arrivare a questi fatidici playoff ce la giocheremo anche lì. E la Val di Sangro non ritiene che avrebbe potuto recitare un ben altro ruolo, almeno per quanto lei ha visto oggi? Ma non da quanto ho visto oggi, all'inizio di campionato, per quanto possa capirne io di calcio, dico, avevo accreditato Manfredonia e Val di Sangro che se la giocavano fino alla fine con l'inserimento della Provasto, perché anche la Provasto ha fatto una gran bella squadra per poter vincere questo campionato, e non mi riesco a spiegare come mai il Val di Sangro non abbia avuto quella soluzione di continuità che l'avrebbe potuta portare ai primi posti della classifica. Comunque onore e meriti a questa squadra che oggi veramente fino all'ultimo secondo è stata sempre in gioco, è stata sempre in gara, ha fatto una gran bella partita. Dal canto mio mi sono divertito a vedere due squadre che si contendevano la posta in palio, alla fine l'hanno spuntata loro, onore e meriti a loro. Bene, dopo le interviste del dopogara devo presentare gli altri ospiti già annunciati del Torrevecchia. Abbiamo con noi Roberto Barbetta, portiere di questa formazione, e Matteo Del Grosso, libero, quindi difensore del Torrevecchia.
Grazie ai nostri ospiti, che poi sentiremo quando sarà il momento di parlare di seconda categoria. Dovremo adesso vedere due riflessi filmati relativi a due episodi da Moviola che però sinceramente dalle immagini non chiariscono del tutto la dinamica. Al quarto del secondo tempo possono partire le immagini, ecco, c'è una trattenuta di inguscio ai danni di Marasco che reclama il penalty, l'arbitro stava guardando in effetti da tutt'altra parte e non ha ritenuto di dover intervenire. Lucio, tu ricordi questa azione? Le immagini non sono chiarissime, in effetti. Sì, meno male dal campo non sembrava che fosse calcio di rigore, anche se su altre decisioni l'arbitro, diciamo che non è stato un arbitraggio certamente casalingo, però su questo episodio non penso ci fosse calcio di rigore. Tiziano, non so se vuoi intervenire. In effetti la caduta c'è, ma voglio dire, di questi casi nelle aree di rigore succedono tante, per cui anche se vediamo un po' con più di attenzione il giocatore della Val di Sangro, mi sembra che si trovi dietro al difensore del Nardò, per cui no, penso di no, assolutamente no, dai. Bene, Barbetta vuole dire qualcosa? Ma dalle immagini non sembrerebbe che ci sia un calcio di rigore, poi ripeto, molto probabilmente ci troveremo d'inganno a dire qualcosa di diverso da quello che vediamo, insomma. Bene, proseguiamo, qui siamo al 44esimo, annullato per fuorigioco il gol di Margarita, servito da Valentini, mi sembra, Lucio. Sì, qui praticamente io in un'altra parte, cioè nella metà campo giù, quindi l'ho visto, diciamo, da quasi 100 metri, però praticamente l'unico motivo per annullarlo è se effettivamente Margarita si trovava oltre la linea del pallone quando ha crossato. Infatti dalle immagini non si vede molto bene, perché lui arriva a colpire sicuramente dopo, però non si vede la posizione di partenza al momento del cross. Non si vede la partenza, per cui ci non si può giudicare. Diverse telecamere, lo so. Con una è un po' difficile. Quindi niente, non posso chiedere ai nostri ospiti, perché l'unico testimone oculare è Lucio, che ha seguito... È il segnalino, infatti. C'era anche una ragazza come segnalino, quindi una crisi di vocazioni anche per quanto riguarda la classe arbitrale, Tiziano. Beh, certo. No? Come per i sacerdoti, stavo dicendo, scherzando, sì, anche sì. Per gli arbitri ce ne servono sempre di più. Bene, allora pubblicità e poi parleremo di eccellenza. Bene, siamo tornati in diretta, 0872 44 700 il nostro numero telefonico, è il momento di parlare di eccellenza. Stasera avevamo invitato il tecnico del Pescina, capolista, il mister Bixio Liberale, che purtroppo non è qui con noi, ci ha spiegato poi per telefono che ieri a fine partita ha avuto un brutto diverbio con il suo presidente, stasera alle 21 è stato convocato in comune addirittura per un chiarimento con la sua società, quindi assente giustificato, contiamo di averlo con noi nelle prossime occasioni. Ma fuochi d'artificio in allora. Testa, perché mi sembra non solo a Pescina è successo qualcosa. Sì, mi giungono notizie anche se vaghe, non so, anche da qualche crele. Anche se ho chiamato il mister Anzivino, dice che ieri perlomeno non è successo niente, lui è andato via prima appena dopo la gara, ma contestazioni non ne ha sentite, ma forse si riferivano a gare precedenti. Ma penso più quella, a gare precedenti, non penso a quella di ieri, perché in effetti Anzivino, come dici tu, mi hanno riferito che è andato via appena finito la gara. Sì, sì, l'ho chiamato gara, io, insomma, appunto per accertarmi di questa notizia. Esatto. Ieri perlomeno non è successo niente. Una giornata molto importante per l'eccellenza, due giornate dalla fine, si consolida ancora leadership il Pescina, che ieri non ha vinto in casa contro il Casoli, un ottimo Casoli che ha giocato veramente un'egregia partita e non è da poco bloccare la capolista, che è sembrata un attimino un po' contratta, non al meglio della condizione come in altre occasioni, però ha avuto la fortuna di al Notaresco di aver battuto in casa il Guardiacrele, e questo praticamente è il match clou della giornata, che fa un attimino un po' pensare, e anche se vogliamo parlare di un Guardiacrele che si ritrova due giornate alla fine al secondo posto con due lunghezze di distanza, un Guardiacrele che aveva in pugno il campionato, faceva presagire
la vincita di questo torneo, se vogliamo anche meritatamente, in virtù del suo bel gioco, della sua grinta, del suo bel spettacolo, di tutto un insieme di accorgimenti, compreso il grande calore del pubblico, ed ecco, con due partite praticamente ha preso soltanto un punto. Deleterio è stato il pareggio in casa con il Sulmona, ma ieri addirittura imprevedibile la sconfitta in casa del Notaresco, che ha fatto la sua onesta partita pur giocando bene, specie nella ripresa, e se vogliamo non ha rubato niente. Per cui al Guardiagrele, al di là degli infortuni, al di là di tutte le magari le disavventure che gli sono capitate in questi ultimi tempi, perché la panchina poi, diciamo pure quella che è, insomma, non è che sia molto ricca e assortita, però evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto nella squadra di mister Anzivino. Ha giocato benissimo nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha avuto questa flessione mostrando il fianco agli ospiti, una sconfitta che senza dubbio deve far riflettere per come è avvenuto. Però il Guardiagrele non deve assolutamente demordere, perché ha tutti i mezzi e le capacità di puntare a vincere il campionato. In questo rush finale ce la deve mettere tutta, perché il Guardiagrele deve vincere questo campionato. Si è ben comportato, tra l'altro io ero alla partita, l'Angolana è stato veramente il cosiddetto Antonio Partitone, una partita che io darei un 10 e lode a tutte e 22 i pretendenti, a tutti e 22 i giocatori, una gara spettacolare con soventi capovolgimenti di fronte, grande qualità di gioco, grande agonismo, grande correttezza. E se la partita finiva magari un 6-4 per l'Angolana, non era assolutamente da gridare allo scandalo. Un'Angolana che adesso ha tutte le carte in regola di puntare al primato, perché mi sembra attualmente la squadra più in forma, anche in virtù di un organico veramente tra le più forti del torneo, naturalmente. Quindi rispetterebbe. Poi in zona play-off si confermano molto bene il Penne, c'è la Sant'Egidiese che è lì, però chiaramente i giochi penso che ormai siano fatti. Bagar nella zona che scotta nei bassi fondi della classifica, impelagata nelle sabbie mobili ormai il Sulmona, penso, nonostante ieri abbia fatto una vittoria importantissima contro il Pianella, che ahimè si ritrova impelagato fino all'osso nella zona play-out, nella zona che scotta, perché noi vedremo delle belle fino all'ultimo. Per cui fare previsioni in questo momento non me la sento, anche perché il campionato di eccellenza ci ha riservato domenicalmente tutte sorprese, se vogliamo. Parlando delle altre chietine, sono soltanto tre quest'anno, speriamo ce ne siano di più dalla prossima stagione, credo almeno l'Ortona o la Tessa, quindi una delle due chietine andrà in eccellenza. E dicevo, per le altre chietine c'era il presidente Ricca lunedì scorso che diceva il Francavilla sta facendo un po' beneficenza, fa del bene agli altri, anche questa volta sì, ha regalato tre punti al Montereale. Il Francavilla in effetti grossa formazione, ci si aspettava molto ma molto di più, se vogliamo, tra le squadre che hanno deluso maggiormente insieme al Notaresco e all'Alba Adriatica, squadre che erano accreditate per vincere il campionato, costruite tra l'altro per far bene, con nomi altisonanti. Francavilla che si regge grosso modo sulle grosse capacità tecniche e umane di quel grande giocatore che è Roberto Contini. Francavilla sta facendo benissimo in Coppa Italia, il suo unico obiettivo della stagione, e penso che tutto sommato possa riuscire pienamente nel suo intento di vincere quel suo mini torneo. In campionato chiaramente ha deluso, per cui non condivido neanche a questo punto. Certo, nel calcio col senno di poi è bello parlare, non c'è la controprova, però non penso che sia stato un affare togliere Natale, sollevare dall'incarico Natale, perché alla luce dei fatti chiaramente è stato un fallimento. Certo. I numeri parlano chiaro. Chiudiamo con il Casoli, che ha pareggiato sul terreno della capolista Pescina, il Casoli che è stato seguito domenica scorsa da Lucio Travallini nella gara col Montorio. Che giudizio dai di questa squadra, che è ancora a rischio? Ma sinceramente io ho visto il Casoli due volte quest'anno e cioè, chiunque secondo me vede la partita del Casoli non riesce a capire e a darsi una spiegazione per questa classifica, perché anche la partita col Montorio di due domeniche fa
praticamente nel primo tempo ha creato qualcosa come 8-9 palle gol pulite e si è ritrovato al 20° sotto di 1-0 per l'unico episodio che ha avuto in area, un calcio di rigore contro, e si è ritrovato a inseguire praticamente a volte per qualche decisione arbitrale, a volte per sfortuna, si è ritrovato in una condizione di classifica che assolutamente non merita, perché è una squadra che gioca bene, costruisce un sacco di palle gol, però sarà che Arancione è girato bene, poi si è infortunato, ha dovuto poi prendere altri giocatori che magari ci hanno messo un po' in serissi, comunque non merita sicuramente la classifica che ha, e secondo me riuscirà a tirarsi fuori dalla zona play-out. Sì, sono d'accordo col presidente, anche perché consideriamo che il Casoli attualmente è la squadra più in forma, più in palla delle squadre che si trovano imparagate nelle sabbie mobili della classifica, per cui c'è anche il morale a mille, che è un fattore da non sottovalutare. In più c'ha quell'estrione di Felice Mancini che ne sa più una del diavolo. Felice è uno molto bravo, per cui i risultati gli danno pienamente ragione. Penso che il caso, secondo me, si salverà ai danni magari del Pianella, che purtroppo accusa qualche flessione. Domenica se la vedrà in casa col Mociano, un match molto delicato per ambedue le formazioni, chiaramente molto delicato. Sì. Bene. Adesso la linea va agli sponsor, subito dopo parleremo di promozione, per la precisione ci soffermeremo sul Perano con il co-presidente Lucio Travallini, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, 0872 44 700 il nostro numero telefonico. La promozione ha osservato un turno di riposo, quindi fermi questi due gironi per un paio di settimane, due settimane che probabilmente creeranno qualche problema alla ripresa. Ne parlavamo anche con il mister Di Cencio in un'ultima intervista, vero Lucio? Non solo per il Perano, ma un po' in generale, ma per tutti. Sicuramente tutte. Fermare il campionato due settimane, che poi praticamente comportano un fermo di 20 giorni praticamente senza partite, crea comunque problemi, anche perché siamo a due giornate dalla fine, quindi un fermo del genere crea non pochi problemi, soprattutto si perde un po' il ritmo partita, sulla difficoltà per gli allenamenti. Anche perché noi per esempio abbiamo dovuto disputare un amichevole sabato, diciamo, per fare una sgambatura, per far giocare un po' i ragazzi, praticamente abbiamo dovuto giocare con una formazione allievi che ha finito il campionato, perché non c'era una squadra con cui poter giocare, perché tutti gli altri campionati giocavano, quindi praticamente ci siamo dovuti arrangiare. Quindi è una situazione un po' strana, che poi a due giornate dalla fine, in un momento delicato del campionato, è un po' una situazione anomala comunque. Bene, se nel girone A da tempo l'Atri è promossa matematicamente in eccellenza, nel girone B è tutto ancora da decidere. In pratica per tutti i verdetti finali c'è ancora grande incertezza. Per l'ultimo posto, dove vedete Valsinello Gissi e Cappelle si giocheranno tutto nelle restanti due partite, per i play-out anche ci sono ancora dei posti in bilico, e ci riferiamo soprattutto al quintultimo posto, dove Treville e Marina Calcio se la vedranno nelle ultime due giornate. E l'Ortone e la Tessa stesse, ma a meno di capovolgimenti, di sconvolgimenti clamorosi, l'Ortona dovrebbe farcela già con un altro successo, anche perché ha vinto gli scontri diretti. C'è grande incertezza per i restanti posti dei play-off. Uno di sicuro sarà per la Tessa o per Ortona, però gli altri tre, Lucio, c'è grande incertezza. Anche voi, che fino a poco tempo fa eravate quasi sicuri di partecipare ai play-off, correte il grosso rischio, ci auguriamo che non accada per voi, di essere stromessi, e questo sarebbe una grossa amarezza. Beh, praticamente delle quattro, diciamo, Pineto, Perano, San Salvo e Folgore San Buceto, una comunque andrà fuori, quindi praticamente, a meno che di risultati clamorosi, praticamente Vestina e Rivadatina ormai dovrebbero essere fuori dai giochi praticamente. È un arrivo difficile, anche perché fare pronostici è molto difficile, perché ci sono degli scontri diretti tra testa e coda. Ad esempio domenica c'è Treville Folgore San Buceto e c'è San Salvo Pineto, che quindi praticamente sono scontri e comunque possono alla fine delineare un po', diciamo, quello che potrebbe essere l'arrivo finale. Quindi già secondo me domenica 18 potrebbe esserci qualche verdetto. Voi andrete a giocare? Noi giocheremo dentro casa con Giuliano Teatino, che comunque sta cercando di uscire fuori dalla zona play-out, o comunque di trovare una buona, cioè di arrivare quantomeno in una posizione ottimale per disputarli, quindi praticamente comunque sarà una partita difficile.
Bene. Ma correggo, chiedo scusa, no, è Flacco Pescara San Salvo e Pineto Valsinello Gissi. No, no, Tiziano, no, è quello che centro che ha sbagliato nella domenica precedente. Ah, okay. Anche perché ci vedo la testa Treville che già si è giocata, scusa. Ortona Marina pure. Ah, ecco. Ho detto giornale. Sì, sì. Va bene, dicevo, volevo parlare della Valsinello un attimo, perché volevo dare i saluti all'ex allenatore della Valsinello, Rodolfo Mucci, vittima purtroppo, mi sembra ieri sera, di un brutto incidente domestico, ne avrà per oltre un mese, e quindi auguri di pronta guarigione al nostro amico Rodolfo Mucci. Credo ti volevi associare anche tu, Lucio. Sì, sicuramente salutiamo Rodolfo, perché purtroppo ha avuto questo incidente, speriamo che si rimetta presto. Bene, e tornando a parlare anche della Valsinello e del Cappelle, secondo te chi rischia di più tra le due? Ma sinceramente, dunque, mi sembra che la Valsinello abbia l'Ortona in casa, sì, il 18, e quindi suppongo che l'Ortona voglia festeggiare questo direttore di campionato, quindi per la differenza, cioè il divario che c'è tra i due organici, penso che comunque la partita del 18 non sia la portata della Valsinello. Però poi l'ultima giornata va arrivata a Atina, che magari se trova una squadra demotivata potrebbe anche far risultato. Il Cappello invece riceve la Tessa e poi mi sa che è l'ultima a San Buceto, quindi se la Tessa ci crede ancora e comunque spera in un passo falso dell'Ortona, quindi vincerà il Cappello. Il Cappello troverà il San Buceto, che magari sta ancora lottando per la zona playoff, quindi vedo leggermente favorita la Valsinello Gissi. Per quanto riguarda invece la vostra lotta con le altre, hai studiato un po' il calendario, che cosa prevede per le altre? Per le altre penso che noi dobbiamo solo pensare che dobbiamo fare 6 punti in 2 giornate, a prescindere da quello che faranno le altre. Per essere sicuri. Le altre spero sicuramente, quello che c'è, che spero è in un passo falso del San Buceto a Treville, anche perché farebbe piacere per il Treville, perché uscirebbe dalla zona play-out. E farebbe un piacere a noi, perché sarebbero già fatti i giochi, nel senso che a parità cioè con gli scontri siamo in vantaggio con San Buceto, quindi saremmo in vantaggio. Speriamo comunque, dobbiamo vincere assolutamente la partita con Giuliano Teatino, certo, per poi sperare. Certo, comunque è più entusiasmante la lotta che riguarda i playoff e non quella delle Vergi, perché ormai io penso che l'Ortona ha superato, sì, quel periodaccio, ormai penso che l'abbia vinto il campionato. Si è rimesso sulla giusta via, una scia di risultati, che poi, tra virgolette, Presidente, penso che lo meriti anche l'Ortona, suo, è stato in testa dall'inizio alla fine. Per quello che ha dimostrato sicuramente. Con tanto rispetto anche per la Tessa, che ha avuto veramente tanto coraggio e tanta abnegazione per tentare il riaggancio, una posizione di classifica onorevole. Però l'Ortona dispiace per la Tessa il modo, un po' più continua, dispiace forse il modo per come se l'è giocato la Tessa, perché sì, effettivamente quando abbiamo riaperto il campionato vincendo a Ortona, comunque la Tessa ha fatto una bella serie positiva, certo, e poi magari quella partita col San Salvo con un arbitraggio un po' strano, così, magari gli ha tagliato un po' le gambe, perché comunque è tornata ancora a 3 punti e poi con gli scontri diretti a svantaggio ormai, certo, il campionato si è chiuso lì. Recuperare 10 punti e chi se l'aspettava, quindi è stato comunque un'impresa gagliarda per, certo, la Tessa. Torniamo a parlare del Perano, Lucio, una delle poche formazioni che nel mercato di riparazione non ha operato, quindi significa che avete lavorato bene ad inizio stagione? Sì, noi praticamente abbiamo lavorato bene ad agosto, sono fatte delle scelte che poi sono rivelate molto azzeccate, non abbiamo fatto interventi di riparazione né a novembre né a dicembre né a gennaio, perché pensavamo che la rosa era comunque più che sufficiente. Anche se abbiamo avuto un infortunio di Vincenzo nella trasferta di Cappelle, che comunque ci ha tenuto fuori fino a domenica scorsa, adesso abbiamo De Angelis infortunato da 5 partite, che comunque penso rientrerà per il 18, però comunque non abbiamo ritenuto intervenire perché la rosa era più che adeguata e comunque stava dimostrando di fare un bel campionato, quindi non ci è sembrato utile prendere altri giocatori. Comunque, Presidente, nell'eventualità il Perano fallisse, l'obiettivo playoff rimane comunque sempre un grandissimo campionato per la sua squadra e la sua società, che alla vigilia chiaramente non era preventivato, pure lei ci poteva mettere una firma per questo quarto posto. Sicuramente non era preventivato fare un campionato del genere, noi avevamo restituito una squadra per fare un campionato tranquillo, che l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, quindi quest'anno si voleva fare un campionato più tranquillo, salvarsi 4 giornate di anticipo.
quando ci siamo trovati praticamente che la squadra ha cominciato a girare bene, l'allenatore si è dimostrato all'altezza, ha creato un ottimo gruppo, naturalmente trovarsi mangiando viene l'appetito, poi ci si prova praticamente. Effettivamente questo Perano è pronto per un campionato di eccellenza, anche a livello di paese, di forze economiche, ha la forza per andare in eccellenza, o conviene magari fare dei buoni campionati di promozione? Secondo me se noi riusciamo ad agguantare i playoff ce la giochiamo, di certo non ci tiriamo indietro, perché se riusciamo ad andarci comunque la società è pronta a fare l'eccellenza, non ci sono problemi di sorta, e sicuramente non ci creiamo il problema che se andiamo in eccellenza di fare sfragelli, oppure si farà un campionato tranquillo anche lì, si cercherà di salvarsi, quindi non ci si pongono limiti. Se riusciamo a fare bene i playoff, quello che verrà verrà, se dobbiamo fare eccellenza vuol dire che faremo l'eccellenza. Una grossa pedina già ce l'ha, Presidente, è un grosso vantaggio, l'allenatore già ce l'ha, che è un allenatore validissimo, preparato e tra l'altro una persona molto ma molto seria, per cui già bloccate l'allenatore e metà dell'opera penso che sia già fatto. Beh, io penso che se la società vorrà riaccordarmi la fiducia che mi ha dato quest'anno, penso di averla ricambiata abbastanza bene con le scelte fatte, con la squadra che è stata allestita. Anche perché appunto l'allenatore è stata la prima pedina che è stata scelta, e penso sia stata una scommessa vinta da parte mia, perché i risultati lo dimostrano, quindi penso di aver fatto più che bene. Ti faccio i sinceri complimenti perché hai scelto veramente molto molto bene. Parliamo infine, e poi cambiamo argomento, andiamo alla prima categoria, dell'ultimo verdetto un po' in bilico di questa stagione, per quanto riguarda l'ultimo posto dei play-out che si giocano Treville e Marina Calcio. Il Marina Calcio adesso sembra un po' in crisi, soprattutto dal punto di vista psicologico, mentre il Treville forse sta un tantino meglio, nonostante abbiano perso entrambe nell'ultimo turno di campionato. Tu come le vedi queste due squadre? Beh, io le ho viste dunque tutte e due nel girone di ritorno, le abbiamo affrontate in casa. Il Treville mi è sembrato un po' più tranquillo, cioè il Marina è una squadra un po' più agitata, più tesa, anche perché aveva fatto un ottimo girone di andata facendo 21 punti, quindi trovarsi adesso col girone di ritorno con soli 9 punti si è cominciato magari a rompere un po' il giocattolo, e quindi praticamente sono subentrate un po' di tensioni che poi di certo non fanno bene all'ambiente. Creato qualche problema anche col discorso, con i fatti col San Buceto, quindi magari l'ambiente è un po' surriscaldato, quindi le tensioni sicuramente non aiutano, quindi l'ambiente è un po' in fermento, però sicuramente è una squadra attrezzata, una bella squadra, quindi può giocarsela tranquillamente alla pari. Bene, allora dobbiamo fare un'altra pausa, poi campionato di promozione, anzi il campionato di prima categoria girone B, tra poco. Bene, eccoci tornati in diretta, tra poco parleremo del girone B di prima categoria. 0872 44 700, il nostro numero per intervenire in diretta. Abbiamo una telefonata che andiamo a sentire subito di chi si tratta. Buonasera. Buonasera, sono Paola, chiamo da Chieti. Sì, prego. Volevo fare una domanda all'attaccante del Torrevecchia. Del Grosso, no, l'attaccante non c'è, aspetti, qui abbiamo un portiere e un libero. No, del Vecchio, del Grosso. Sì, del Grosso. Sì, sì. Volevo dire, Matteo, lo sai di essere bellissimo? E questa era la domanda. Vabbè. Sì, è vero, dai. Va bene, un'ammiratrice per Matteo Del Grosso. Va bene, allora andiamo a parlare di prima categoria girone B, e dobbiamo fare sicuramente i complimenti alla Spallanciano che con due turni di anticipo ha brillantemente conquistato l'accesso al prossimo campionato di promozione. Complimenti ai fratelli Memmo, al DS Attilio Di Biase, al tecnico Marcello Di Camillo, a Esposito, al bomber che ha segnato nella gara importantissima lo scontro diretto col Palombaro, il Palombaro che si è arreso anche perché aveva perso 5-1 all'andata, adesso ha perso 1-0 anche al ritorno. La superiorità della Spallanciano è più che evidente. Non so se Lucio vuole dire qualcosa, hai seguito qualche volta la formazione di Marcello Di Camillo? No, non ho mai avuto modo di vederla quest'anno, comunque per sentito dire anche da altri atleti che giocano in formazione di prima, come hanno detto che la superiorità è stata netta, anche perché comunque è l'unica squadra che può contare sui fuoriquota più competitivi e comunque su un gran numero di fuoriquota, cosa che quasi nessuno in prima categoria ha, quindi alla fine hanno fatto la differenza, a parte i vari Gino Guerra, Di Battista eccetera, ma comunque avere dei fuoriquota all'altezza comunque comporta che la maggior parte delle volte giochi in 11 contro 10 o 9.
Certo, nella puntata dopo Pasqua, quindi alla ripresa di E Gol, non lunedì prossimo perché festa, faremo festa anche noi, nell'altro lunedì avremo ospiti anche rappresentanti della SPAL, il presidente Enzo Memmo, il DS di Attilio Di Biase e l'allenatore Marcello Di Camillo, che verranno a trovarci a festeggiare insieme a noi la loro promozione. Allora, andiamo al telefono, chi parla? Pronto, buonasera, chiedo scusa, sono Meuccio. Ah, il più grande DS d'Abruzzo, buonasera Meuccio. Come va? Va bene? Tutto a posto. Allora, ho chiamato per fare gli auguri di buona Pasqua a voi tutti. Grazie, al presidente del Perano, all'Auducci e al portiere e al libero del Torre Vecchia. Sì. Pronto? Sì, ti sento, Meuccio. Volevo lasciare gli auguri di buona Pasqua a voi, alle vostre famiglie e a tutti gli atleti e a tutti quanti. Ti ringrazio Meuccio, anche a te contraccambiamo ovviamente e a tutta la tua società. Grazie. Buonasera. Buonasera Meuccio, grazie della chiamata. Grazie Meuccio Di Santo, era il direttore sportivo del San Salvo. Tornando a parlare di prima categoria, nel girone B la classifica dei Bomber è la seguente, almeno per le posizioni di vertice. 23 reti per Zoccaro del Trigno Eccellenza, che ieri è tornato al gol. Poi Esposito della SPAL Lanciano a 16, gol pesantissimo, quello segnato a Palombaro. 14 reti per Bucco del San Vito 83, Gian Giordano del Palombaro e Vincenzo Coletti del Castelfrentano. 13 reti per Di Battista della Spallanciano e Spagnolo dell'Orsonia. 11 reti per Tiziano Turdò del Mario Turdò, Giuliante del Casal Bordino e Neia del Caporosso. 10 reti per Aquilano del Trigno Eccellenza, Claudicante del Palombaro, Fantini del Fossacese e Salvatore del Calcio Vasto. Queste perlomeno erano le posizioni di vertice. Adesso ci dovrebbe essere un'altra telefonata in linea. Chi parla? Sì, buonasera, sono Marino Sorrentino. Marino, ciao, buonasera. Buonasera Antonio. Libera della SPAL, vincitrice del campionato. Complimenti Marino. Grazie. Stasera siamo riuniti qui a casa del Bomber Di Battista, siamo un po' di giocatori e volevo ringraziare a nome di tutti, di tutta la squadra, la società, il presidente Enzo Memmo, il mister Di Camillo e tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria di questo campionato, perché come ho detto anche in trasmissione, il campionato non lo vinciamo soltanto noi giocatori, ma tutto lo staff, diciamo, che parte da allenatore, dirigenti, a tutti i ragazzi che collaborano con noi. E volevo chiedere a Lauducci un parere per quanto concerne la nostra vittoria, se è meritata oppure no. Tutto qua. Grazie Marino della chiamata, complimenti di nuovo. Grazie, salve. Ciao. Innanzitutto complimenti a te, alla società, al mister e a tutta la squadra naturalmente. Meritata, penso che sia strameritata, d'altronde i numeri parlano chiaro, 65 punti in classifica, a 10 lunghezze dal Palombaro, quindi chiaramente avete stracciato questo campionato, meritato anche, mi sono anche informato, non ho avuto la fortuna di venirvi a vedere qualche volta per altri impegni, però mi sono informato e mi hanno riferito che chiaramente 65 punti sono tanti in virtù anche di un bel gioco espresso, chiaramente si conosce le virtù del vostro allenatore che non poteva essere altrimenti, quindi complimenti di nuovo. Onore delle armi comunque al Palombaro, che ha tenuto testa e tenuto vita anche ad un campionato appassionante fino alla terz'ultima giornata, perché adesso bisognerà lottare per le altre posizioni a partire dalla seconda piazza, dove c'è anche il Castelfrentano che potrebbe dire la sua avendo un punto soltanto in meno del Palombaro. Di sicuro Palombaro, Castelfrentano e Trigno Eccellenza andranno a disputare i playoff con Mario Turdò e Ortona, che potrebbero contendersi l'ultimo posto disponibile per i playoff, anche se la matematica non condanna ancora il Calcio Vasto. Condanna invece la matematica il Rocca Spinal Veti, che dopo aver così trascorso diversi anni in campionati tipo la promozione, ma anche la prima categoria al vertice, quando era presidente il nostro opinionista, non tu Tiziano, l'altro Patrizio, sì, Mariani, diciamo al suo addio da Rocca Spinal Veti, la squadra è sprofondata in un tunnel da cui sembra non essere stata capace di uscire. Infatti 13 punti contro i 20 della penultima farà San Martino, la matematica la condanna alla retrocessione in seconda categoria. In bocca al lupo alla Rocca Spinal Veti. Il Pallangiano ha perso soltanto una volta durante l'altro campionato, sì, quindi sì, insomma la dice lunga sul reale valore della squadra. 55 gol fatti e 16 subiti, quindi, esatto, è stato
un tritacarne, un rullo compressore. Sì, e speriamo che dal prossimo anno alla Spallanciano così arrivi un po' di pubblico, che quest'anno obiettivamente è mancato. Un bel in bocca al lupo per l'anno prossimo. Certo, il fatto di essere la seconda squadra di Lanciano un po' penalizzante. Bene, andiamo al girone C di prima categoria. Qui i giochi sono ancora aperti in testa, perché in coda abbiamo un altro verdetto matematico. La Lanno, allenato da mister Ciampoli, saluta il campionato di prima categoria. Anche in questo caso si tratta di una nobile decaduta. Ricordiamo la Lanno per tanti anni con il mister Palli in panchina, giocatore, allenatore, ha militato per diversi anni in promozione. Adesso purtroppo la retrocessione. Sì, in effetti la Lanno è arrivato all'apice in promozione, certo, che è arrivato anche a fare buoni campionati di metà classifica quando l'allenava appunto Palli. Certo. Poi pian pianino è tornato indietro, per cui adesso la seconda categoria mi sembra un po' pochino per la Lanno, però è una triste realtà, il calcio è questo. Certo. Andiamo a parlare della vetta invece. A proposito, per la coda anche il Casa Canditella ha di certo che parteciperà ai play-out, mentre ci sono ancora in bilico diverse squadre per i restanti posti per i play-out. Nella zona alta non è ancora deciso nulla per il primo posto, Tibur Fuoco, Miglianico, ma metterei anche Vacri Calcio perché la matematica non condanna. Sì, 4 punti, il Vacri con 50 punti. Miglianico la favorita, la favorita alla vittoria finale, che però stava deludendo all'inizio. Ne vorrei parlare con Barbetta, il portiere del Torrevecchia, che per anni ha giocato proprio a Miglianico in eccellenza, in promozione. Sì. Quindi, ma sicuramente una squadra giovane che ha avuto forse qualche pecca all'inizio campionato, però ripeto, una squadra che è cresciuta pian piano. Anche il mister è riuscito ad amalgamare un buon gruppo, poi la società ha sicuramente fatto il resto, perché comunque una società di tutto rispetto, alla quale faccio i migliori auguri per una promozione sicuramente in un posto dove sicuramente merita. Senz'altro è la favorita del campionato, perché comunque ripeto, sia la Tibur Fuoco che il Vacri Calcio sono comunque squadre anche accreditate, ma ha sicuramente caratura tecnica minore di quella che attualmente può avere questo Migliano. Che poi, dando pure un rapido sguardo alla formazione, il Migliano mi sembra anche molto molto attrezzato dal punto di vista tecnico dei componenti, quindi è una formazione fatta in virtù per vincere il campionato, e lo sta anche meritando il primo posto in classifica. Certo. La classifica marcatori del girone C di prima categoria vede al comando in doppia cifra Del Ponte del Rosciano a quota 27, ieri però non ha segnato, 17 reti per D'Archivio del Moscufo, anche lì a secco ieri, poi Zappacosta del Vacri 16, Dalò del Miglianico 12, Fioralba del Vacri, Breglia dello Sportland Villanova e D'Andrea dello Scafa a 11 gol, 10 reti per la Monaca della Faresina, Ferrone del Carpineto Nora e Marcucci della Lanno, infine con 9 reti Dicenzo della Tibur Fuoco, D'Ortenzo del Michetti, Pantalone della Faresina e Castelli dell'Amatori Passo Cordone. Ultima pausa, credo penultima, poi parleremo di seconda categoria, abbiamo una buona mezz'ora per parlare di questi gironi che spesso e volentieri per mancanza di tempo abbiamo trascurato, ma senza cattiveria. Adesso pubblicità. Bene, eccoci tornati in diretta, 0872 44 700 il nostro numero telefonico. Dobbiamo parlare di seconda, ma due battute sulla terza, facciamo un piccolo anticipo per complimentarci con un'altra squadra che sta per approdare in seconda categoria, una formazione, quella del presidente Zappacosta, che sembra tutt'altro che di terza, è vero Tiziano? Sì, appunto stavamo dicendo poc'anzi, 60 punti addirittura, due sconfitte di cui, se non erano tutte e due a tavolino per alcuni, diciamo, problemini, disguidi, eccetera. 84 gol fatti e 11 subiti. Praticamente è una formazione di categoria superiore, se non anche di prima, per cui ogni domenica annovera qualcosa come 200-300 persone che vanno al campo. Un'organizzazione perfetta, capillare della società, roba professionismo a 360 gradi, per cui faccio i complimenti al Casale Incontrada e a tutti gli amici che ci stanno seguendo, e un grandissimo in bocca al lupo naturalmente per il prossimo anno, che hanno già fatto acquisti per il prossimo anno, che puntano addirittura ad arrivare al campionato di promozione nel giro di 2-3 anni
Massimo, complimenti di nuovo al Casalingo Andrata. Tra l'altro, Tiziano, noi dalla prossima puntata cominceremo a invitare le squadre che hanno vinto un po' i campionati. Magari ci sarà l'occasione per certamente. Se vinceranno, come certo. Sì, vabbè, a 4 partite dalla fine gli manca un punto, per cui ormai i giochi sono fatti e già sono cominciati i preparativi per i festeggiamenti a Casalingo Andrata. Bene, allora li avremo nelle prossime puntate di E-Gol. Credo ci sia una telefonata da prendere, vediamo un po' di chi si tratta. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì? Sono Rodolfo Mucci. Rodolfo, ciao, come stai? Volevo intanto ringraziarvi per i saluti, ma nel momento in cui l'avete fatto, siccome sono tempestato di telefonate qui a casa, e allora volevo un attimino... Rassicurare? Tranquillizzare un po' tutti quanti per questa brutta esperienza che ho avuto. Purtroppo non sono riuscito né a cogliere le margherite con la valzina e lo gis, ma nemmeno a vederle. Ma speriamo che tu ti rimetta presto. Ma com'è successo? Vogliamo dire in due battute? Che hai fatto, insomma? Praticamente sono caduto da 2 metri d'altezza, perché stavo salendo sulla mansarda che ho a casa. Sì. E sono scivolato e praticamente sono caduto su una vetrina di cristallo e ho avuto la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava costola inclinata. E ho rotto un dito, 3 punti, ma questo è il minimo. Il problema è il torace, che mi dà un fastidio tremendo. Okay. 30 giorni di prognosi, ma speriamo di rifarci al più presto. Io volevo anche cogliere l'occasione per salutare, adesso mi sfugge il cognome, i casi della vita. Mi ha soccorso il medico del 118, che è di Gissi. Quindi vedi, a volte quello che è la vita, a volte ti fa riflettere. Io, non potevo parlare ovviamente, questo dottore è gentilissimo, mi ha portato subito nel reparto radiologico, mi ha messo i punti lui stesso, proprio si è preso di cura di me in tutto e per tutto, insieme a tutto il suo staff del pronto soccorso di Lanciano, che ringrazio tantissimo tutti. Va bene. Poi volevo fare i complimenti al grande direttore Lucio Travaglini, che... Grazie. Quest'anno ha allestito una squadra alla grande, sono contento per il suo operano che ha fatto cose straordinarie, il giornalista lì, Tiziano Lauducci, che anche se non ho il piacere di conoscere di persona, però lo saluto con affetto, insieme agli altri due. Il piacere è tutto mio. Tiziano è una persona squisita, ho visto che è un grosso intenditore di calcio e quando parla sa sempre quello che dice. Cerco di essere... di sbagliare il meno possibile. Il che non è semplice, ecco perché ti fa onore. Grazie, Rodolfo, molto gentile. Rimettiti al più presto. Sì, anche i due giocatori lì. Del Torre Vecchio. Saluto. E poi, Antonio, un'ultima cosa. Volevo fare i complimenti. Ho chiamato stamattina di persona Marcello Di Camillo per la vittoria del campionato con la sua SPAL e quindi a tutta la società. Bene. Anche all'Altinese, perché ho visto che ci siamo adesso, lo direte voi. Certo. E un abbraccio ai ragazzi della Juniors della Valsiclo Gis, che hanno vinto il campionato Juniors. Bene. Un abbraccio da Rodolfo. Grazie, buona Pasqua a te in famiglia. Buona Pasqua, auguri. Ciao lui, Rodolfo. Bene, grazie a Rodolfo Mucci per la chiamata. Allora, seconda categoria, girone D. Il Torrevecchia è tra le protagoniste di questo campionato e è piuttosto avvincente, visto che non si sa ancora chi la spunterà. A 2 giornate dal termine ci sono ben 4 formazioni in lizza per il primo posto: Villa Santa Maria nell'ordine, Virtus Tollo, Torrevecchia e l'Ari, un po' meno avvantaggiata, soprattutto dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Virtus Tollo del mister Bortolaso. A Tollo, quelli della Virtus mi hanno detto spesso, perché io tutte le settimane vado lì da loro, che siete voi la squadra che temono di più. Quindi motivo di grosso orgoglio per quanto vi riguarda, vero Barbetta? Sicuramente, ripeto, noi essendo una squadra piuttosto giovane, avendo puntato sin dall'inizio ad un campionato sicuramente di vertice, abbiamo un pochettino peccato il girone di andata con diverse partite le quali potevano sembrare più abbordabili per noi. Sicuramente abbiamo perso dei punti importanti anche nella seconda parte del campionato e sicuramente stiamo in una zona che sicuramente non era di sicuramente nostro auspicio, ma comunque oggi ci troviamo ad affrontare una situazione che a 2 partite dal termine ci vede lì terzi in classifica
con ancora qualche speranza per agguantare sicuramente la testa, ma che sicuramente sono ridotti veramente a ben poco, anche perché, ripeto, la squadra che attualmente è più accreditata a questa vittoria finale credo che sia senza dubbio la Vistollo, che è sicuramente una squadra di caratura tecnica e tattica sicuramente superiore a questa categoria. Però comunque, ripeto, i giochi sono ancora da farsi, perché, ripeto, anche il Villa Santa Maria sta dimostrando comunque di essere una squadra caparbia sicuramente su questo aspetto. Prima di chiedere a Del Grosso un commento sulla gara vinta a Guastameroli, andiamo di nuovo al telefono. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Antonio, Attilio Di Biase. Ciao Attilio. Buonasera, un saluto a tutti. Di essere della Spallanciano, lo ricordiamo. Un saluto. Complimenti per la vittoria anche a te. Grazie, di merito mio ce n'è veramente poco. Beh, insomma, grazie. Ho chiamato per augurare una buona Pasqua a tutti. Ho la voce un pochino distrutta perché ieri abbiamo un attimino festeggiato e sono vecchio per queste cose. Vabbè, non esageriamo. Volevo fare i complimenti in questo momento per noi di giubilo, di festa, ai tifosi del Palombaro, che ieri si sono comportati in maniera squisita. Io ho visto la partita in mezzo a loro e anzi mi hanno aiutato ad alleviare la tensione di una partita che per noi era importantissima. Certo. Sono un attimino emozionato, non mi capita spesso. Infatti, non dovresti esserlo. Penso che ci vedremo al più presto. Alla riapertura di Egol, diciamo, non lunedì, perché festeggiamo anche noi. Sì, ho saputo che hanno chiamato i ragazzi e hanno fatto senza autorizzazione. Per una volta perdonati, dai. Va bene, un saluto caloroso a tutti e complimenti a trasmissione. Grazie Attilio, di nuovo complimenti a voi. Buonasera Attilio Di Biase. Allora, stiamo parlando della seconda categoria, di questa gara vinta a Guastameroli. Allora, vogliamo raccontare com'è andata Del Grosso? Un'ottima gara, penso, c'è anche qui il portiere, quindi non ha avuto grosse difficoltà lui. Ma sicuramente abbiamo fatto una gara 0, di tutto rispetto, con una squadra che comunque ha ancora qualcosa da dire, anche se nella bassa classifica, comunque ancora qualcosa da dire. Sicuramente sì, abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la partita nel secondo tempo, evidentemente non sfruttata bene dai nostri attaccanti. Comunque abbiamo fino al trentesimo del secondo tempo ipotecato questa vittoria, che comunque, ripeto, nonostante tutto io dal mio canto mi sembra di non aver nemmeno sporcato i guanti, per cui nulla da recriminare su questa vittoria. Ripeto, poi abbiamo avuto anche un'autorete fortuita, per cui portiere quindi senza voto sicuramente senza voto. Questa domenica senza voto. Nel Grosso, un Torrevecchia dove c'è il presidente Di Camillo, che come sempre è un factotum, presidente allenatore anche quest'anno. Sì, è un tuttofare, presidente allenatore, è lui che ci guida, è come un padre veramente, perché noi siamo una squadra e la maggior parte di tutti di Torrevecchia vogliamo emergere insieme, siamo un gruppo di amici soprattutto, giovani, quindi questa è la cosa più bella. Diceva Tiziano che a Casa d'Incontrada ci sono 200-300 spettatori, mi sembra che siete da quelle parti anche voi. Sì, è un bel pubblico, sì. Quindi non potete Non possiamo lamentarci assolutamente per il pubblico. Bene, non so se possiamo prendere la telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono un tifoso della C Guastamero. Sì. Senta, vorrei dire al signore lì presente, il portiere del Torrevecchia. Sì. Prego. Che ieri? Sì. Se non si è sporcati i guanti? Sì. Non può dire così, perché ha subito 3 tiri in porta e non ha fatto neanche una parata. Quindi ha ragione, non si è sporcato i guanti. No, non ha fatto la parata, però il gol l'ha subito. Sì, abbiamo detto. Vabbè, detto che non si è sporcato i guanti, quindi l'autorete è clamoroso. Non è che abbia detto una bugia. Va bene, grazie. Buonasera. Vero Barbetta? Infatti è proprio per quello che si dice, non ci si sporca i guanti quando non si riesce neanche a prendere più palloni. Va bene, allora. Per quanto riguarda il resto del campionato, il Villa Santa Maria è realmente la più forte? Chi vuole rispondere? Non credo.
Ma diciamo che è una squadra sicuramente gagliarda e che ha le carte in regola per il salto di qualità, ma diciamo che sulla carta è sicuramente la squadra più accreditata a questa vittoria finale, sicuramente la Vistollo, che ha dei giocatori sicuramente di altra categoria, senza ombra di dubbio. Bene, andiamo al telefono, c'è qualche fischio, magari abbassate il volume, con chi parliamo? Sì, prego. Volevo contraddire, non so, lo spettatore che ho fatto prima, io ho visto la partita ieri sera. Sì. Penso che il portiere, più che sporcarsi qua, si è sporcato un po' le scarpette. Perché ha fatto una partita impressionante, come del resto del tutto il campionato. Quest'anno siamo stati un po' sfortunati, abbiamo perso delle occasioni abbastanza clamorose. Comunque, come squadra di giovani, siamo, come organico, ci siamo dimostrati una grande realtà, quindi speriamo nell'anno prossimo di riuscire a vincere il campionato con 5 punti di vantaggio rispetto alle seconde. Vabbè, ce la potete fare anche quest'anno con i playoff. Speriamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto i playoff, però abbiamo regalato. Comunque, forza Del Grosso, forza Barbetta, che è un grande portiere. Auguriamo un grande successo a tutti quanti. Arrivederci, buonasera. Bene, tornando a parlare del Guastamèroli, come l'ha giudicato? È tanto entusiasmo. Infatti, sì. Del Grosso, a parte adesso le parate o meno di Barbetta, sì, come giudicate questo Guastamèroli? Squadra, ricordiamo che è stata ripescata all'ultimo momento, si sta disimpegnando bene, e auguriamo al Guastamèroli di salvarsi. Una buona squadra, una squadra tosta, una squadra di gagliardo, una squadra che gioca bene anche, solo che... Ha incontrato una squadra che vede evidentemente più forte. Troppo di pari tra le due formazioni. Certo, andiamo di nuovo al telefono. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono un tifoso del Guastamèroli. Sì, prego. Volevo salutare i due giocatori lì del Torrevecchia. Sì. E volevo salutare quel signore che ha telefonato prima. Sì. Il lunedì sera è facile fare gli sbuffoni in televisione, che non si è sporcato i guanti oppure le scarpette, quel signore là. Non mi sembra che ieri al campo facciamo tanto gli sbruffoni, che si sono nascosti dietro sei carabinieri. Perché? Sia all'andata che al ritorno hanno cercato sempre di fare gli sbruffoni. Poi ieri sera hanno voluto fare le verginelle. Un saluto a tutti gli abitanti di Torrevecchia. Grazie, buonasera. Loro giustamente sono in zona playout e cercano di salvarsi, allora c'è stato un po' di... È vero che vi siete fatti scortare dai carabinieri. C'è stato un episodio sicuramente non da calcio, definiamolo così. Noi giochiamo a pallone. Accadono, specialmente in seconda categoria, accadono tutti i giorni. Quando è nel girone di andata? No. Ieri, parlo della partita di ieri, ripeto tutto sommato. No, pensavo che ci fossero i carabinieri in virtù di qualche precedente ancora. È successo un episodio in campo spiacevole da parte di un calciatore della nostra società, ripeto. Non dovrebbe succedere, ma comunque può succedere. Ripeto, io in virtù della società che posso rappresentare in questo momento chiedo sicuramente scusa per quello che è accaduto al Guastamèroli. Sicuramente, ripeto, non dà l'onore del merito a noi il fatto di esserci comportati così sicuramente a Guastamèroli. D'altro canto, come ho ribadito ad alcuni calciatori ieri del Guastamèroli in campo, sicuramente non era il caso di allarmare la situazione e creare ulteriori problemi in campo, in quanto sicuramente è una squadra che ha ancora le carte in regola per salvarsi. Certo, buttare il benzina sul fuoco. Esattamente. Bene, e parliamo anche delle altre formazioni. C'è stata una sorpresa secondo voi in questo campionato o siete voi stessi una sorpresa? Ma d'altro canto di grosse sorprese sicuramente non ce ne sono state. Forse, molto probabilmente, ecco, questo Villa Santa Maria sicuramente non era una delle squadre forse più accreditate all'inizio per questo salto di qualità, ma comunque ha fatto valere sicuramente la sua caratura tecnica e tattica e la possibilità comunque di arrivare ai vertici di questo campionato, che ripeto è di tutt'altro, sicuramente di tutt'altra caratura tecnica di altri gironi. Per quanto riguarda ulteriori società che forse hanno un pochettino deluso, io metto in lista la Val di Foro, che è sicuramente una squadra di tutt'altro rispetto, sicuramente con calciatori di rango per quanto riguarda questa categoria, che purtroppo hanno avuto, ripeto, purtroppo per loro e per fortuna anche per noi,
un campionato sicuramente altalenante, specialmente nella prima parte del campionato, dove sicuramente hanno dato del filo da torcere lo stesso Villa Santa Maria, che è andato a perdere 5-1 lì a Val di Fora. Sicuramente una squadra che ha avuto qualcosa da dire. Ci Bene. Mettiamo anche il Caldari, che ha deluso un po'. Sì, diciamo anche il Caldari ha un pochettino deluso le aspettative, ma ripeto, forse per quanto riguarda il Caldari la classifica è un pochettino bugiarda. Sì. Bene, andiamo al telefono adesso, scusatemi, chi parla? Buonasera Antonio, sono Martinelli, il preparatore della rivista. Ah, buonasera Martinelli. Buonasera, forse ho il volume troppo alto. Sì, infatti. Ecco. Sì. Niente, io volevo dire a Barbetta che beato lui che non si è sporcato i guanti, perché il nostro portiere invece ha dovuto parare un rigore, quindi i guanti li ha sporcati. Comunque riguardo al Villa Santa Maria, io penso che abbia avuto una grossa dose di fortuna, perché non la ritengo una squadra più forte di quelle altre che sono lì in testa. L'Ari che voi temevate è stato battuto così, no, abbastanza agevolmente, però mi sembra dal rigore no, è stata combattuta, no, la gara. Assolutamente, è stata una partita molto combattuta e diciamo che non ci sono stati grossi falli da entrambe le parti, quindi è abbastanza corretta la partita. E a 10 minuti dalla fine il risultato era di 1-1. Ah, addirittura. Calcio di rigore per l'Ari, parato dal nostro portiere. Come succede nel calcio, infatti la palla è tornata giù, punizione per noi, un grosso tiro di Paolucci che ha fatto un gol di suo, ecco, e poi è finita lì, ecco. Va bene. Questa settimana non ci vediamo, Martinelli, quindi buona Pasqua a tutti voi della Virtus Tollo. Anche a voi, arrivederci. Arrivederci. Non ci vediamo perché questa settimana Anteprima Dilettanti non va in onda, ci riposiamo anche noi. Andiamo al telefono, buonasera, con chi parliamo? Sono il presidente del Caldari. Buonasera, signor Napoletano. Buonasera. Io volevo salutare gli amici di Torre Vecchia. Buonasera, presidente. Lo ringrazio per quando, diciamo, il discorso che il Caldari non ha deluso un pochettino. Io penso di no. Ma infatti non sembra, diciamo. Perché noi siamo una società giovane, siamo partiti quest'anno, abbiamo fatto, anzi siamo andati oltre il nostro programma. Il Paolucci ci ha ospitato con un tema all'esimo calabrese, una delle prime trasmissioni, e il nostro programma era quello di una salvezza tranquilla. No, mi perdoni, mi scusi, se la interrompo, niente, sì. Io avevo fatto questa piccola obiezione perché, conoscendo Caldari, che ha un buon blasone, sì, di passati importanti, volevo solo dire, giustamente Caldari ha un blasone, ma io quando mi sono presentato come presidente del Caldari, avevamo detto che noi abbiamo rifondato un po' il discorso e volevamo ricominciare, ripartire. Certo. Quindi per noi il discorso di essere stata, come hai detto tu, una delusione oppure un, non credo, noi abbiamo fatto un programma di salvare tranquillamente la nostra squadra, ci siamo riusciti, anzi probabilmente andremo a fare anche playoff se c'è la fortuna che ci aiuta un pochettino. Infatti la matematica non vi condanna ancora. Gli amici del Torre Vecchia dovrebbero ricordare che a Caldari hanno pareggiato all'ultimo minuto. Sì, ma infatti io ho dato atto che come siamo fatti, insomma. Ho dato atto sicuramente che la classifica è bugiarda per quanto riguarda il Caldari, perché avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Devo ringraziare per questo. Va bene, buona Pasqua, sono Napoletano. Buonasera, ringraziamo tutti i nostri amici che ci stanno chiamando, le altre telefonate arrivano, quindi stasera magari bene. Stiamo dando un po' più spazio a questi campionati e da casa, quindi stanno apprezzando, ma purtroppo, ripeto, non dipende soltanto da noi, anche dai tempi ristretti che abbiamo. Chi parla al telefono? Intanto buonasera. Buonasera, un saluto a tutti voi, sono Massimiliano Paolucci, presidente. Presidentissimo, della ciao, buonasera. Buonasera Antonio, allora. Voglio salutare tutti i presenti, in particolar modo i due atleti del Torre Vecchia che ho avuto modo di vedere in più di un'occasione quest'anno. Volevo intervenire a proposito di un qualcosa che secondo me è un po' errato rispetto a quello che è il campionato di quest'anno del nostro campionato. Penso che non ci siano state squadre che potevano dare qualcosa in più o in meno. Penso che sia un campionato piuttosto equilibrato e lo dimostra che ogni domenica non c'è un risultato scontato tra nessuna delle compagini che si va a incontrare. Noi domenica abbiamo incontrato l'Ari, abbiamo avuto nelle ultime 4-5 partite tre scontri diretti anche con il Torre Vecchia, che è stata una bellissima partita combattuta che abbiamo vinto
con un risultato molto strimenzito perché abbiamo vinto solo 2-1, ma comunque torno a ripetere e a sottolineare il fatto che soprattutto sia un campionato molto molto equilibrato. Noi abbiamo allestito una squadra con diciamo con 11 undicesimi dei titolari che quantomeno abbiano giocato in promozione, e nonostante questo non siamo riusciti a vincerlo. Credo che Villa Santa Maria, se sta lì primo e a 2 giornate alla fine a 2 punti di vantaggio, che a 2 giornate sono un'infinità, sia sicuramente perché hanno un organico a disposizione, un buon allenatore e sicuramente anche una società alle spalle che ha saputo ben organizzare la stagione. Beh, in quanto a società, la vostra non è da meno. Beh, sicuramente questo mi ringrazio innanzitutto che me lo dici, perché un po' mi rincuora. È una società che è nata l'anno scorso, abbiamo avvicinato molti elementi che ci hanno fatto crescere e continuiamo a crescere, perché anche in questo finale di campionato vediamo che la gente ci viene dietro, la società sta crescendo. Ieri ad Ari c'erano forse più di 200 tifosi nostri che sono venuti a seguire la trasferta, quindi è stata sicuramente dall'anno scorso a quest'anno un crescendo fino ad oggi. Torno a ripetere, non voglio dilungarmi più di tanto perché altrimenti insomma vi rubo tutta la trasmissione. Voglio fare l'in bocca al lupo al Torrevecchia, all'Ari che comunque ieri abbiamo battuto, al Villa Santa Maria e a tutte le squadre che come noi pensano ancora di poter puntare alla vittoria finale. Che vinca il migliore, accettiamo il risultato del campo con la massima sportività insomma. Un saluto a tutti e buona serata. Buona serata, buona Pasqua, arrivederci. Ciao. Comunque, a proposito di Villa Santa Maria, anche forse l'unica pecca il fatto di avere una rosa un po' ristretta, cioè pochi cambi, quindi ha avuto qualche passaggio a vuoto proprio quando gli è mancato qualche giocatore per squalifiche o per infortuni, sono anche a livello di nomi. Tra l'altro uno spicchio di Perano è a Villa Santa Maria. Sì, appunto, a partire dai giocatori che abbiamo avuto anche noi l'anno scorso, che sono andati lì, che hanno fatto la promozione con noi, a partire da Rossi, a Ceroli, Ugo Massa, ci sono giocatori che comunque hanno disputato campionati di categoria superiore, quindi comunque è un bello organico. L'allenatore, Gian Amico. L'allenatore comunque è stato 2 anni con noi in promozione prima categoria, quindi bene o male c'è la squadra, cioè forse proprio il problema loro che hanno perso punti quando le sono mancati i giocatori, perché era una cosa molto ristretta. Bene, Del Grosso, la sorpresa invece di questo campionato, abbiamo detto delle delusioni, secondo te la sorpresa? Secondo me non c'è stata una sorpresa, sinceramente non credo. Tutto rispecchia... Sì. E questa Dinamo che in coda, poverina, 3 punti, sembra di una categoria diversa dalla vostra, che cos'è? Dinamo, ha iniziato a perdere le prime partite e poi... 3 punti soltanto? Sì, poi... senza più ripresa, niente. Nemmeno una vittoria, Dinamo 3 pareggi. Pescara? Sì. Beh, ci dispiace, magari auguri di pronto ritorno in seconda già dalla prossima stagione. Bene, e adesso andiamo a vedere la classifica dei Bomber di questo girone D di seconda categoria, che stasera abbiamo trattato magari con un po' più di tempo a disposizione. Al comando 27 gol per Di Nardo Dell'Ari, che ha segnato anche ieri con la Virtus Tollo. Il suo gol però non è bastato per la conquista dei 3 punti. Abiuso del Maiella 84 rimane fermo a 23, poi Ivan Stella del Villa Santa Maria è a 18, 17 reti per Caratella della Val di Foro e il collega dei nostri ospiti Mincone del Torrevecchia, 16 gol per Di Persio del Colli Innamorati, 15 reti per Nardinocchi della Virtus Tollo, Tartaglia del Villa San Vincenzo e D'Attanasio del Caldari, 14 reti per Fusella, anch'elli del Torrevecchia, insieme a lui c'è Cameli del Canosa Sannita, 12 reti per Paolucci della Virtus Tollo ieri a segno, 11 reti per Cignelli, anch'elli a segno della Virtus Tollo, e Tricca del Colli Innamorati, 10 reti per Cupido del Villa Santa Maria, D'Andrea del Sant'Anna e Flacco dell'Ari. Per Cignelli da notare che si dovrebbero eventualmente segnare anche gol segnati con la maglia del Tollo, però quest'anno abbiamo deciso di non aggiungere i gol segnati con altre maglie e di conteggiare soltanto quelli conteggiati con l'ultima squadra con la quale hanno giocato. Allora andiamo a parlare del campionato di seconda categoria, poi con gli ospiti del Torrevecchia torneremo per le battute finali. Nel girone F
si parlava prima di Massimo Scalingi, il sempreverde, che si sta prestando alla vittoria. 31 gol di... ha fatto, vero? Esatto, 31 gol, è arrivato sopra la soglia dei 30. Abbiamo preso un aperitivo questa sera, prima di venire qua in trasmissione, appunto, mi diceva le sue gesta, le ultime, 31 gol, non ci volevo credere, però ha segnato due gol, me l'ha confermato. Per sì, sì, infatti ti confermo. È impressionante, guarda. Gli infatti, ho fatto i complimenti. Infatti Scalingi con 31 gol è il re incontrastato di questo campionato, un giocatore che credo sia forse sprecato per queste categorie, potrebbe fare tranquillamente la promozione anche perché era stato poi, contattato. Poi al di là di tutto è un ragazzo, vabbè chiamiamolo ragazzo, comunque che gli piace giocare a calcio, lui ce l'ha nel sangue il calcio, per cui fisicamente l'ho visto anche benissimo, asciutto. Per cui Massimo gioca finché puoi. Il compagno di squadra Pepe sorpassa Ferrante del Tornareccio, Pepe 18 gol, però dobbiamo dire che Ferrante del Tornareccio è assente da tante gare, quindi si è fermato a 17, poteva eventualmente dire la sua in questa corsa, che comunque avrebbe vinto, ne siamo sicuri, Scalingi ugualmente. Colella del Torrebruno e Ferrante del Tornareccio sono a 17, 16 reti per Festa del Rocca Scalegna, 14 per Piccoli del Torrebruna, 13 per Varrati del Torricella Peligna, 11 per D'Aloisio dell'Audax Palmoli, 10 reti per Benedetti dello Scerni, Lilio Spinelli del Santo Sperano, Grosso della San Giovanese, Tozzi del Ruggero da Fraine, Bellisario del Fossacese a 90, 9 reti per Aloè del Torino di Sangro, Chioldin e Vasile della San Giovanese. Lucio, due battute sui vostri cugini. Perano, una piccola cittadina che ha però quattro squadre, una in promozione, una in seconda, una in terza e una che fa gli amatori. Quindi... è il settore giovanile. Infatti, diciamo una buona densità di calciatori. Una buona metà degli abitanti si giocano a calcio. Sì. Togliamo vecchi e donne. Praticamente ho visto, cioè, mi hanno detto della partita perché io ho seguito la Val di Sangro ieri. Mi hanno detto che praticamente hanno vinto una partita che sembrava ormai data per spacciata perché pareggiavano 1-1 con il Torrebruna che praticamente sta lottando. Era in crisi il Torrebruna dopo aver perso con gli MM. Infatti, adesso anche. E pareggiavano 1-1, ha subito due espulsioni nel giro di 6 minuti e poi in 9 ha vinto la partita 3-1 con 3 gol di Giancarlo Spinelli, che anche lui è uno di quei classici giocatori sprecato per la categoria, però comunque dimostra sempre di fare la differenza praticamente. All'Altinese che si trova più 5 dal Torino di Sangro, manca veramente poco, un solo punto per la certezza matematica che potrebbe arrivare già nel prossimo turno quando l'Altinese riceverà in casa il fanalino di coda a Guilmi, quindi diciamo Altinese che torna in prima categoria lo possiamo dare quasi con certezza e sarà una delle squadre che inviteremo nelle prossime puntate. Sì, mi fanno cenno di chiudere perché è tardi, anche se mancherebbero 2 minuti. Veramente, comunque c'è lo spazio allora per i saluti finali. Iniziamo da Lucio Travaglini, co-presidente del Perano. Sì, vabbè, volevo salutare prima di tutto mia moglie che mi sopporta per questa passione che ho, perché praticamente tra allenamento, trasferte e tutto non ci sto mai, ma da ex giocatrice mi capisce praticamente, i miei bambini e poi passiamo naturalmente l'allenatore, i dirigenti della squadra, tutti quanti i nostri dirigenti, il presidente e naturalmente i giocatori, sperando che si allenino in questi giorni, anche se ci sono le feste di mezzo, perché dobbiamo cercare di centrare questo obiettivo playoff che ci siamo preposti. Bene, grazie a Lucio Travaglini, il Perano, nostra squadra ormai affiliata, se vogliamo, perché seguiamo quasi tutte le gare del Perano. Tiziano Lavuducci. Niente, una buona Pasqua a tutti i tifosi che, ripeto, ogni lunedì ci segue. Grazie a Tiziano, ovviamente buona Pasqua che poi ovviamente augureremo ai nostri telespettatori dopo i saluti finali dei nostri ospiti del Torrevecchia. Iniziamo da Roberto Barbetta, portiere. Allora, di nuovo tanti auguri a tutti quelli che ci seguono, a tutti gli sportivi abruzzesi. Un ringraziamento dovuto la faccio per quanto riguarda la società il Torrevecchia, un ringraziamento sicuramente molto cordiale all'amministrazione comunale che ci dà incomodato d'uso le attrezzature sportive, quindi tutti gli impianti. Un saluto caloroso al nostro sponsor ufficiale, la Selmec, dell'ingegnere Domenico Bellante. Un caloroso abbraccio a tutti i dirigenti che ci stanno sicuramente sopportando e tenendo a galla in questo arduo cammino che è un campionato di seconda categoria. E poi sicuramente i dovuti ringraziamenti a tutto il pubblico che ci segue in ogni trasferta, in ogni momento anche il più difficile della nostra stagione. Sicuramente ringrazio tutti quanti quelli che ci sostengono
per questa bella realtà che è comunque il Torrevecchia. Contiamo, ripeto, 130 iscritti per quanto riguarda il settore giovanile, sicuramente una società giovane che ha le carte in regola per far bene. Bene, chiudiamo con Matteo Del Grosso, libero del Torrevecchia. Stasera hai trovato anche nuove ammiratrici, quindi una serata di conquiste per te. Loro, eh? Una buona Pasqua per te. Tutti gli amici tifosi e soprattutto e le tifose, e soprattutto agli amici di Torrevecchia. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, noi ringraziamo voi che ci avete così pazientemente seguito in questo ultimo appuntamento pre-pasquale. Questa settimana saremo, diciamo, a spasso, non va in onda Anteprima Dilettanti, non va in onda E Gol lunedì, e quindi noi auguriamo da adesso buone festività di Pasqua a tutti voi. Grazie e buona serata.